tutti e bentornati in un nuovo video. Questo è un What a Hit in a Day. Siamo arrivati al numero 18. Vi ricordo sempre che se vi siete persi gli altri video, vi lascio qui cliccando a destra sulla i tutti gli altri video che ho registrato. Anche quest'oggi si tratta di ricette tutte vegan. Quindi iniziamo subito dalla colazione. Come colazione sono rimasta sul classico, quindi latte e cereali, ma in particolar modo la granola. Come si prepara? Semplicemente con questi ingredienti. Vi occorreranno 2 bicchieri di avena, un bicchiere ovviamente facoltativo di riso soffiato o farro soffiato, quello che preferite, un bicchiere di farina di cocco e un bicchiere di mandorle o altra frutta secca e semi di girasole, ovviamente li ho messi io, ma va molto a piacere. Mescolate bene il tutto, dopodiché mettete in un bicchiere 4 cucchiai di olio di girasole e 2 cucchiai di sciroppo d'agave e un pizzico di sale. Mescolate bene il tutto, lo andate a inserire all'interno della vostra granola, mescolate ancora bene, dopodiché infornate a 160 gradi per circa 15-20 minuti, ricordando di mescolare ogni tanto, altrimenti si brucerà tutto. La nostra granola sarà pronta, la metteremo all'interno di un barattolo di vetro e possiamo conservarla a lungo e mangiarla per colazione o per condire dei dolci. Quindi la mia colazione è formata da granola e ovviamente non può mancare il latte, ma in questo caso il latte di cocco. Io non bevo latte vaccino da anni ormai in pratica, quindi utilizzo sempre latte di soia, latte di cocco, latte di mandorla. In particolar modo d'estate adoro il latte di cocco. Per pranzo, ovviamente, da vera e propria pugliese, non potevano mancare le orecchiette al cime di rapa, che sono buonissime, ragazze. Queste sono le orecchiette che prepara mia madre in casa, quindi sono casalinghe e sono facilissime da preparare. Bisognerà mettere un po' d'acqua alle cime di rapa e una volta che l'acqua arriverà ad ebollizione possiamo metterci dentro le nostre orecchiette. Nel frattempo in un'altra pentolina mettiamo un po' di olio, un po' di aglio, un po' di peperoncino o pepe e lo lasciamo rosolare. Quando la pasta sarà cotta la scoliamo all'interno del nostro olio lasciando un pochettino di acqua di cottura, mescoliamo bene il tutto e il nostro piatto è pronto. Snack, uno snack goloso, sano e velocissimo da preparare e sono praticamente i biscotti alla banana. Vi serviranno 2 banane mature, più o meno mature, se sono mature anche meglio. Dovete schiacciarle per bene fino a renderle una poltiglia, dopodiché ci andiamo a mettere all'interno un bicchiere colmo di fiocchi di avena e un bicchiere di gocce di cioccolato. Mescoliamo bene il tutto. Ci prepariamo una teglia con carta da forno dove andremo a metterci appunto i nostri biscotti. Io mi aiuto utilizzando 2 cucchiai perché il composto non è denso ma è diciamo molliccio tra virgolette, quindi è ingestibile con le mani, quindi utilizzate 2 cucchiai. Dopodiché dovete infornare questi biscotti a circa 180 gradi per 15-17 minuti circa, non superate i 20 minuti. Sono senza farina, senza latte, senza zucchero, davvero il top. Invece per cena ho deciso di prepararmi questo piatto. Ovviamente quello che vedete non sono uova strapazzate ma è tofu. Quindi prima di tutto vado a tagliare le patate a rondelle sottili, le vado a mettere su una teglia con carta da forno, ci vado a mettere un po' di olio, un po' di sale, un po' di pepe, spezie se volete. E mentre cuociono nel forno preparo gli spinaci in padella con un po' di olio d'oliva e un po' di acqua e sale. Adesso taglio il tofu e lo vado a proprio rompere con le mani come se fosse uovo strapazzato. Lo metto in padella con un po' di olio di cocco e con un po' di spezie come curcuma,
curry, zafferano, sale e un po' di pepe, in modo tale che prenderà proprio il colore delle uova. E questo è tutto, lo faccio rosolare per un paio di minuti, insomma, circa. E il nostro piatto è pronto, quindi metto in un piatto il mio tofu strapazzato insieme alle patate e gli spinaci. Questa era la mia cena. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate tanti tanti like, lasciatemi un commentino qui sotto, ricordatevi, mi raccomando, iscrivetevi anche al mio Instagram e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!